Sindaca Martini, cosa prevede questa rivisitazione al piano che era già in vigore? Ma allora, oggi inauguriamo la piattaforma che si chiama Strada Aperta, che è già in vigore a Milano da quasi 4 anni e che consentirà agli artisti di registrarsi su questa piattaforma e di prenotare gli spazi in cui esibirsi. Quindi è sicuramente una valorizzazione dell'arte di strada che sta molto a cuore alla nostra amministrazione, ma è anche un modo per regolamentarla, cioè ci saranno delle postazioni, ne abbiamo individuate al momento 33, alcune più in centro, altre più decentrate, in cui gli artisti potranno esibirsi, in cui anche i cittadini sapranno che potranno trovare gli artisti.